amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Oggi 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, siamo qui tornati sul server dei Pixel per giocare a Vampires. Il primo minigame fatto su un server pubblico, da cui sono nati un sacco di video in cui ci siamo divertiti tantissimo in tanti altri minigame. E quindi con Vampires abbiamo iniziato quest'anno ad entrare nei server pubblici e con Vampires lo finiremo. Quindi via questa nuova partita di Vampires. Yay! Via! Dove si va? Ok. Andiamo. Dai, dove andiamo? Seguiti. Cioè, no. Chi seguo? Vai, seguo te. Seguo te. Sì, ti seguo. Andiamo. Allora, questo è Vampires. Abbiamo giocato solo una volta, appunto, quella prima volta, il nostro primo minigame. Quindi, se volete maggiori informazioni, vi consigliamo di guardarlo. Sappiate che vincere come sopravvissuto, che dovrà cercare di sopravvivere a vampiri e zombie, uno peggio dell'altro, dovremo cercare di resistere per ben 13 minuti. Allora, questo funzionerebbe bene come un hide and seek, per non esempio. Non so dove devo andare. Ah, un zombie! Prendi la spada un po' più carina. E c'è questa qua orribile. Con il fuoco rosa. Ma che schifo! Ah, mamma mia! Dove sei? Ok, sono qua. Mi compro una spada migliore, dici. Cosa sì, c'è di buono? Quella di ferro, intanto. Prendiamoci quella di ferro, intanto. Vai, ok. Questo bello. Guardate che bello ferro, intanto. Serie Miracle, intanto. 7. Dai, vai, andiamo. Ma segui tu. Ma dove? Ma io lo so. Va dove ti pare. Ma seguimi. Ma ti sto seguendo. Vai, andiamo. Andiamo. Allora, questo qua, dato che è difficile resistere per ben 13 minuti, dovremmo. Sempre i vampiri. Esatto. Almeno che uno non riesca a trovarsi un bel posticino in cui gli zombie non lo trovano. Ed è quello che stiamo cercando anche noi. Ma non è per niente facile. No, mi sa che siamo arrivati. Che c'è sto micelium per terra? Quindi? Non lo so, è pieno di miceli da queste zone. Siamo forse ai confini della mappa? Può darsi. Dove consigli di andare? Qualcuno si sta vampirizzando. Un po' andiamo tanta di gente. Qui. No. Attento, non ti trovo. Se no, fermo. Dove sei? Ecco, andiamo. Che fatica. Allora, siamo solamente a 2 minuti. I vampiri sono già 6. I sopravvissuti sono solo 14. Ogni volta che un sopravvissuto muore, va ad aiutare i vampiri a ucciderci. Quindi, in poche parole, è impossibile. Mamma mia. Che poi si continua a spawnare sempre più zombie. Sono 16 zombie. Noi siamo nauseati. Cos'è sti po'? Non ti vedo più, ti ho perso, fermo. Sempre dritto sono. Mamma mia, nauseata, difficile dire che. Dove che sei? Le tue spalle. Ok, ci sei perso. Mamma mia. Sono sempre dritto. E che cos'è? Dritto. Oh mamma mia, non è difficile. Ok. Siamo da qualche zona interessante. E a me lo chiedi. Non so dove siamo. Proviamo a vedere se c'è qualcosa di buono. No. Cerchiamo. Vabbè, l'importante è non aver trovato nessuno, perché appunto resistere è difficile, perché vi ricordiamo che i vampiri vedono tutto. Tutto anche vedono. Te. Vedono anche tu che stai guardando questo video. Ma vi stanno guardando, vi osservano. Quindi dobbiamo. Mi spiano. Dobbiamo cercare di resistere. Soprattutto dalle librerie, con un certo libro con la copertina nera, una tizia che tiene una mela in mano. Aiuto! Allora, fa paura, dove si va? Questa zona è sicura? C'è una casa. Aspetta. Aiuto, chiudiamoci dentro, proteggiamoci. Allora, aspetta che mi cerco di trasformare in una crafting table. No, amore. Cavolo, non funziona. Ho fame. Perché non posso trasformarmi in una crafting table? Ho fame. Dobbiamo resistere per 10 minuti qui dentro. Io ho preso 2 pork chop. Dove sei? Ci sei? Ciao. Ciao, buongiorno. Stiamo attenti, prepariamoci se arrivano i nemici. Dato che le altre volte non sono riuscito a mostrarvelo, sperando di avere un minutino di tranquillità. Aspetta. È un po' di nausea, scusate. Ma. È il Pandoro. Allora, Pandoro. Diamo un'occhiata. Che cosa ti puoi comprare? L'ha cucinato Gian Gingillo il Pandoro. Non tutti e due, magari, sul menu nello stesso momento, Bene, allora, prendete gold, ovvero monetine, che sono separate da quelle tipiche, le coin del server, sono fatte ogni volta in ogni partita, e vi consigliamo sempre di prendere magari una bella spadina di ferro, che ve la potete permettere fin dall'inizio del video, e poi volete permettervi qualche cosa di più, qualche spada un po' più forte, con fire aspect o altro, o vabbè, queste sono cose che non si possono prendere, quelle gialle, quindi dovete prendere solamente quelle bianche. E poi abbiamo qualche armatura, che non è neanche male, e del cibo, perché se resistete tanto, effettivamente il cibo
Che paura. Che è stato? Cosa sono sti rumori? Hanno altri zombaboli. E poi abbiamo anche delle pozioni di instant health. Che potrei anche permettere, direi che potremmo anche portarci delle instant health per sicurezza. E basta. Io direi, io le prendo, l'ho prese. Ho preso due instant health di sicurezza, non si sa mai. Ma sì, tanto le monete a che servono? Appunto. Ok, cerchiamo di resistere nella speranza di chiudere l'anno con una bella partita. Prendi a costo a mangiare. Di... Prendi da mangiare, può servire. Ora vediamo se dici da mangiare. La patata! Ho vinto. Ecco qua. No, la mela, la patata! Se riusciamo a fare un bellissimo video in cui stiamo più che altro fermi, vuol dire che abbiamo giocato bene e che riusciamo a vincere. Vi ripetiamo, vince è difficilissimo. Abbiamo 24 zombie, 12 vampiri e 4 sopravvissuti. Io e la sottoscritta laggiù. Non so dove tu sia. Ma perché non siamo vicini? Sono qui, amore, sono Mamma qui. Mamma mia, vieni vicina. Dove sto io? Dove vuoi? Lì no, che ho avuto problemi. Mal di mare, scusate. Siamo in terra. Niente, voi siamo quando avete il mal di mare non viene mai da bere un po' d'acqua. E quindi... Siamo rimasti in chiaro. Tre. In tre? Come in tre? Aiuto. Aiuto. Mamma mia. Aiuto. Allora, siamo rimasti solo in tre e siamo a neanche metà partita. Quindi capite quanto può essere difficile. Ho 34 monete, ma vedete, round salta, guardate, ping! Mi ha dato, adesso le monete sono 44, gli zombie sono 65! 65 zombie! Come vi è venuto in mente 65? Cioè, se gli zombie ci trovano, ci vanno a fede. Cioè, neanche. Cioè, ci vanno gli spiedini con non noi. Lo so. Siamo giù. E basta. Ma queste nausee che cosa sono? Ok, comunque ci danno coins, ci danno gold, quello che vi pare. Quindi siamo tutti contenti. Resistiamo. Aiuto. Ti prego, altro tizio. Contate anche che i vampiri hanno un oggettino che serve per trovarci. Dire, ecco, aiuto! Vedete, ci hanno messo sta cosa in testa che non so neanche. La zucca! Mamma mia! Zucca lunfa! Hanno un sacco di potenziamenti per farci capitolare. Noi due. E ora, quando arriveranno i nemici, quando arriveranno, troveranno tutti noi. Ci troveranno sicuro. Ah, sei un zombie diventata! Ciao! Perché hanno un oggetto che serve per fare le. Come si dice? Per trovarci. Le fiammelle, fa delle fiammelle di fuoco. Che porta alla porta, cioè porta a noi. Vieni qua, mettiamoci vicino all'entrata, perché così è più difficile che non arrivino. Ah, sì, Doveva esserlo. Siamo rimasti gli ultimi. Bevi. E vabbè. Addio, mondo. No. Vabbè, è finita la partita. Che carina che sei. Girati. Mamma mia, che bella. Ok. Quindi questo comunque è... Non abbiamo vinto perché veramente è impossibile. O quasi. Del mondo. Però siamo rimasti gli ultimi. Quindi abbiamo veramente giocato al meglio. E ora vediamo cosa succede. Potremmo anche decidere di fare una partita completamente opposta. Vediamo che cosa succederà. Via! Sono un vampiro. Sei un vampiro? Sono un vampiro. Proprio quello che volevo. Proprio quello che volevo. Ti prego, vampirizzami. Perché voglio fare una partita opposta. Ovvero farvi vedere una partita da vampiro in cui cercherò di uccidere più persone possibile. Fatti trovare. Allora, io ti... Dove sei? Non lo so, ma vedo. Uccidetemi! Uccidetemi! Ti prendo, mi prego! Stai fermo lì! Dove? Eccomi! Ammazzami! No! Aspetta, no, prendi un po' più là! Con me, allontaniamoci! Ma no! Torno subito! No, perché? No, ma poi mi hanno fatto vedermi. Ok, rifai la stessa strada, io mi faccio trovare. Come hai fatto a morirmi? La stessa strada a me? Ma sì, stai scherzando? Sì, dai che voglio uccidervi tutti. Voglio uccidere i sopravvissuti. Anch'io vorrei uccidere vieni, i sopravvissuti. Vieni. Non ti trovo. Non lo so, però sto cercando, sono in mezzo a una strada. Sono... Sì. Vai allora, qui. Allora chiedi quante strade ci siano in questo posto. Non lo so, prova a cercarmi. Non lo so dove sono. Ci vedessi, mi vedi? Ti vedo, no, non vedo te, vedo un altro tizio. Mamma mia, qualcuno mi uccida, vi prego. Zombie, sì, grazie, zombie, gentilmente, sì, buongiorno, zombie. Grazie, buongiorno. Sì, ancora.
Bravo, un pochino più a destra. Sì, tipo, proprio lì. Aia. No! Mi faceva un massaggio alla schiena bellissimo, zombie. Con quelle mani che stanno di deodorante. È andato male, ammuffito all'uovo. Wow. Dai. No, ma non ci do, sto anche recuperando, vi prego. Ma l'avevo ammazzato io, come l'ha stato? Qualcuno mi uccida, per favore. Ma non so dove tu sia. Vi prego. Sai quanta gente c'è, non posso neanche fare la freccettina per trovarti. Vi prego, dai, voglio morire. Voglio fare il vampiro. Dillo a qualcuno che ti uccida. Dai, sei tu quello che colpisce. Dai, zombie, qualcosa. Ma povero gatto, vuole diventare un vampiretto e nessuno lo sa. Dai, dai, ma una volta che voglio morire. Io non so dove sono, non so dove sono. Muoio, voglio. Ma povero gatto. Morire da questo mondo crudele, voglio essere un bel vampiro. Un vampirello, carino. Dai, ok, non tu che sei buono. Tu, sì, grazie, ti prego, aiuto. Aiutami, uccidimi. Grazie, thank you, grazie, vai, uccidiamo le notte. Allora, questi sono invece i potenziamenti del vampiro. Vi può indicare dove sono i più vicini tizi normali, brava. Oppure vi rende una più veloce rigenerazione, vi aiuta per avere piena la vita se state morendo. Oppure vi dà un'intera serie di 10, un'intera riga nuova di cuori fino alla prossima morte. Guardate che bello, ok, uccidiamoli. Quanti sono rimasti? 16, abbastanza. Abbastanza, voglio divertirmi. Anche io. Vai. Allora, vediamo un po'. Quindi, come vedete, guardate la differenza con il vampiro. Vedo tutto. C'è un tizietto qui. Tanti tizietti. Ok. La cosa antipatica è che, eccoli qua, guardali qua, che guarda si vedono. Che bel covo che c'è. Allora, qui. Aspetta. Strong regeneration e super strength. Vai, colpisci super strength. Vai, uccidilo. Vai. No, non mi chiudete la porta. Vai. Tu, cosa ci fai tu? No. Brutto essere. Non riesco a salvarmi in tempo. Complete refill. È un casino salvarsi. Quando sei un vampiro sei un po' debole, come sempre. Ho notato, chiaramente. Vai. Ah! Bravo, hai ucciso uno. Sì. Bravi. Bravo. Ora è qua, c'è anche l'armatura. Ok. Uno l'ho ucciso. Ok. No, mi hanno chiuso fuori. Non ci sono uno o due, non ho visto. Ma posso avere una super strength di nuovo? Super strength! No, che mi uccidono? Vabbè, bravi SME, ma uno vi ha ucciso! Sì, sono facili da morire. Uno l'ha ucciso. Whee! Perché, vabbè, posso svolacchiare un pochino? Cosa? Ha fatto il fulmine. Ho visto, ha fatto il fulmine. Allora, quanti no? 17 blood. Ok, riprendo questo, io lo uso perché secondo me è una delle cose più comode da avere come vampiro. Se siete in una partita contro di me, non usatelo, perché chiaramente avendo suggerita io non sarebbe giusto usarmi la conto. Allora, dove siete? Vai, a morte! Ammortiamoli! Ok, aspetta. Regeneration! E killed, no, dov'è la strength? Strength, 15 secondi! Uccidi questo! Vai! No! Accidenti allora! Sono facili, no! Amici dei vampiri! Malefici! Ah! Esseracci bifidi! Che poi vedo anche le particelle degli altri, quindi basta che lo compri uno per stanarli! Una fiammella per stanarli, una per... per uccidarli e un'altra per bruciarli! Esatto, infettarli col morbo del Twilight! Ah, il verbo Twilight è per... è più un Thunder, però fa l'effetto bello! Allora... Aspetta. Questo voglio, sì. E poi voglio... Quanti soldi ho? Non lo so quanti ne ho. Non ho abbastanza soldi, quindi non lo posso... Mi fate entrare! Mi fate entrare! Gente, non mi fate entrare! Oh! Voglio entrare? Zombie? Vieni qui! Vieni qua! Anche io voglio entrare lì dentro! Dai! Mi ha colpito! Vai, ammortalo! Sì, l'ho ucciso io! Bravissimo. No, ce n'è un altro dietro! Non l'avevo mica visto, l'ho proprio. L'ho visto, amore! Bene! Sono io quella alle tue spalle! Vendicami! No! Mi hanno fatto fuori! Ma tutta un'armatura di ferro, Era fortino! Quindi... Ma noi lo colpiamo con quella scemenza lì, che cosa cos'è sta scemenza? Sì, è il fango del vampiro, lo usano per farsi le maschere di bellezza, perché capiamoci! Sì. Cosa proprio belli non sono, Questa faccia non hanno anche bisogno! Un pochino sì! Allora, rimettiamo questo... Il mio elmetto nel pumpkin glitch. Ok, l'hanno ucciso quell'altro? Sì.
Se, no, non lo so. In allora, entriamo qui dentro. No, 30 secondi vivo, di quello. Super strength. E entra. Vai. Vai, ammazzalo. Uno ucciso. Uno di quelli l'ho ucciso. Vieni qui. Capisci? Se, no, io quanti uccisi? 5 ne ho uccisi. C'è 5. Quello nell'angoletto. Ancora quello con la diamante. Ancora tu. Non muori mai. E che. No, oh, ho ammazzato uno, un altro anch'io prima di morire. Ancora tu stai. E che cosa sei? Cioè, è disumano quel tizio. Non vogliono morire mai. È morto. No, me l'avete ucciso. È morto. Oh. Guardate quanta roba. Guardate, un'armatura piena di diamante. Ma quanto l'armatura si può neanche comprare? No, ma si può comprare. E dove? Ma penso che si possa comprare. Non l'ho vista prima. Vabbè, magari. Boh, non, ma no, qualche armatura c'era. Allora. Allora, cerchiamo gli altri. Adesso prendiamo ok, seguiamo le fiammelle. Quanti sono rimasti? Sono rimasti 6. E 6 allora zombie. Troviamoli. Scusate, 6 sopravvissuti. Ne ho uccisi 5. Quindi ottimo. Bravo, ne ho uccisi 2 però. Ok, eccone uno. Allora, aspetta, mi rimetto. Super strength. E questo, accidenti a te. Io compro e quello mi uccide. Cioè, allora, ding dong, pausa pubblicità. Trovati. Stavo acquistando, non mi puoi dare fastidio. Grazie. Allora, l'hai uccisi? No. Aspetta, l'ho trovati. Brava. Sta allora. Attenta che a me questi bifidi mi uccidono mentre acquisto. Non ci quello? Sono più le mezze stagioni, eh? Qual era quello che ti dà più vita? Quello che ti dà più vita? Quella, la spugna. La spugna ti dà più vita, sì. Allora mi spugno. Spugnati. Spugniamo. Dove sei? Dove sei? Allora laggiù forse, sì, vedo. Ma qua. L'armatura completa questo bifido. È un bifido con l'armatura completa, ok? Bifido. Mi super potenzio. Entriamo qui dentro, uccidiamolo. Fai fermo, sono potentissimi questi bifidus. Oh, ce l'ha completo. Uccido quello più sì. più piccolo, l'ho ucciso, veramente. Bravissimo. E l'altro è morto? L'altro è zombato. Sì, sì, sono morti. Sono rimasti solo 4. Vanno stanati subito. Stagniamoli. Andiamo. Tutti. Dov'è? Dov'è salito? Ma dov'è? È laggiù. No, è... Ma no. Dove diavolo? Ecco, ma... Non vale. Come c'è entrato là? Non vale. È fuori dalla mappa. Come fuori dalla mappa? No. Beh, se fuori dalla mappa non vale. No, non possiamo. Come fuori dalla mappa? È fuori dalla mappa. È laggiù. Credo... Avrà buggato. Avrà qualcosa. Ha no. La faccia del bug. Ma no, sono due. Due lì, tutte e due. Vabbè, ma se sono fuori non è giusto. Come facciamo a stanarli? Non, magari ci sarà un modo per entrare, non, dai. Secondo me non c'è. Perché dici di sì? Non lo so, ora bug per una persona capisco, ma addirittura due. Ma, magari c'è un posto nella montagna bucato, non ne sappiamo niente. No, non lo so, ma ho visto qualcuno salire? Non lo so. Allora, problema che come si cioè, ci può fare un super salto? Super salto. Ecco, flies e bat, quindi vola, ma serve il VIP, quindi non possiamo farlo. Vediamo un po'. Aspetta, no, hai insane jump boost. E la piuma. La piuma. La piuma. Siete dei malefici, sono usciti dalla mappa. Brifidoni. Siete dei malefici, vi rendete conto che sta gente è uscita dalla mappa pur di scansare la sua morte. Guardateli qui. Vai qui. È full diamante o qualcosa del genere. Chi li piglia questi? Aspetta, vengo anch'io con te. Vai, colpisci. Sì, ucciso. Erano di diamante i vampiri. No, non ho capito niente. Però mi sono divertito. Non lo so. Allora, è qui sopra. Eccolo qui, è qui sotto. Stanno combattendolo. Sono tutti e due qui. Allora, super strength. Combattilo! L'ho ucciso. Ma non trovo mai nulla io. Devi saltare. Sto saltando. Brava. Che follia. Sono uscito dalla mappa. Non mi è mai capitato di non ma sapevo non che funzionava. Cioè, ora sono dentro la mappa. No, devi uscire dalla mappa. Come uscire dalla mappa? È fuori dalla mappa sta gente. Fai le fiammelle. Le fiammelle. Ma abbiamo fatto le fiammelle. Abbiamo scoperto insieme a voi una cosa nuova. Non sapevamo minimamente che si potesse fare una cosa del genere. Ma sono qui, cioè, tu mi vedi? Che cosa? Mi vedi qua giù? Ma sarai da qualche parte, immagino. Sì, sono là sotto. Può darsi. Su, segui le fiammelle e li trovi. Dove sono ste fiammelle? No. Ok, dove siete? Uomini brutti. Uomini delle caverne. Ecco, li vedo loro, nomignolo brutti. No, scherzo, non so come si chiamino. Perché non trovo mai nessuno? Allora, certo. Intanto facciamo, potenziamoci. Super refill.
e super potenza. E all'assalto dall'alto, Leap of Faith. No, mi ha colpito. Mi hanno colpito. Non trovo mai nessuno. No, aspetta, fill la vita subito, subito. Ok. Dai, vorresti farcela forse. Non vi vedo forse, no. Ah, io sono per vincere. Non ne frega niente, attacco kamikaze finale. E sono morto, vabbè. Ma io sarei bellissimo. A capire dove sei, dove dovevano essere sti due. Basta che fai le fiamme. Non fate, non mi dicono nulla. E prova. E dove vuol dire? Guardale. Oh, esci. Dove andai di là? Sì. Hanno vinto i sopravvissuti. Non ci posso credere. E quindi sono usciti dalla mappa e hanno super armatura. Complimenti a loro, però posso dire che su una quantiera, comunque una dozzina di uccisioni, più o meno, non lo so con certezza che non ho contato, comunque fossero stati quelli che sono stati, un po' di uccisioni l'ho fatta, quindi sono contento. Allora, bravissimo, tra l'altro non anche forti, è la prima volta che vedo della gente piena, proprio piena d'armatura, quindi magari erano VIP, non lo so. Comunque, con questo abbiamo anche mostrato qualcosa di mai visto secondo noi in generale nelle nostre partite, ma sicuramente meno visto di altre cose. Siamo contenti di essere riusciti a mostrarvelo. E con questo, quindi, io sono nella lobby, se ti interessa, nella lobby 2. Sì. Con questo, quindi, dove abbiamo iniziato, concludiamo. Avevamo anche fatto su questo server, su questo minigame, la prima partita insieme a voi. Vedremo appunto se per il 2014 riusciremo a organizzarci altre volte e fare partite con voi. Saremo sempre felici di riuscirci. E speriamo davvero di fare tante grandi, belle cose insieme a voi e per voi per tutto il 2014. Si conclude quindi il 2013 con questo video, un anno fantastico grazie a voi, siete stati veramente meravigliosi, dobbiamo ringraziarvi dal primo all'ultimo, siete stati fantastici, avete fatto compagnia con i vostri commenti, con i vostri messaggi, con le vostre fan art, con le vostre fan made. Non temete, qualunque cosa non abbiamo ancora fatto durante il 2013, ci faremo del nostro meglio per farla il prima possibile. 2014 è un anno che auguriamo a tutti di essere un anno meraviglioso. E quindi salutiamo tutti il 2013. Ciao 2013. E grazie a tutti per essere stati con noi da un fantastico anno insieme a voi. Grazie a tutti. E alla prossima con gli Eternal Love. Ciao.